A Roma, contro i giallorossi guidati da Cereso e Falcao, alla sesta giornata l'eroe è Claudio Garella, Garellic, come lo chiamano i tifosi. Le sue straordinarie parate salvano l'Hellas, che riesce a uscire dall'Olimpico con uno 0-0 esaltante. Beh, Garella in quella gara ha fatto delle grandi cose, in altre ne ha fatto un po' meno grandi, però diciamo che nell'arco di un campionato ci sta. Era un portiere, un buon portiere, e quella partita ha fatto il suo dovere alla grande. Garella è un portiere che aveva già doti secondo me importanti. Io sono stato in camera con lui tutto il campionato di Serie B, siamo stati parecchi anni in camera assieme. Però fino a un certo punto non aveva la consapevolezza dei propri mezzi, secondo me. Cioè, si sentiva un buon portiere, ma non un portiere. Poi quando ha cominciato a crederci è diventato il portiere che poi ha fatto bene lì, ha vinto il campionato a Napoli, è andato avanti a giocare a Udine. Quindi le qualità c'erano. Era proprio poi un po' come il Verona che ha acquisito consapevolezza con il conseguimento dei risultati strada facendo. La cavalcata continua alla giornata numero 7. A Verona arriva la Fiorentina di Passarella e Socrates, ma i gialloblu, aiutati anche dalla fortuna, vincono 2-1. Il Verona segna per primo al 25esimo con un'autorete di Mozzo. Poi il raddoppio di Galderisi al 40esimo. Il finale è della Fiorentina, che accorcia le distanze con Pecci al 58esimo, direttamente su calcio d'angolo che lascia Garella basito. Ero sul palo, mi sono abbassato, non so cosa pensassi. Dovevo rinviare di testa. E invece lo raccontavo al mio amico qua qualche giorno fa, a proposito di una, dicevo, succedono delle cose, molte volte ero sicuro che la palla avesse un'altra traiettoria, che fosse più diritta, che arrivasse poi al portiere, mi sono abbassato e invece è andata dentro. Infatti Garella mi guardava com'è, per dire, ma sei impazzito? E la partita lì è andata così, insomma. Con le unghie e con i denti, i gialloblu riescono però a tenere il risultato. L'11 novembre 1984 a Cremona è quasi una formalità. L'Hellas passa in vantaggio con Galderisi su calcio di rigore. Potrebbe essere ripreso quando l'arbitro Redini concede un penalty ai grigiorossi che Garella para a Viganò. Ma la cornice sulla partita la mette Brigel con un altro straordinario gol destinato alle cineteche. Alla nona giornata va in archivio lo 0-0 casalingo con la Sampdoria. Ma è alla decima giornata che la squadra di Bagnoli scrive un altro capolavoro. Avversario è il Torino, che sta diventando il principale rivale dei gialloblu. Andavamo a giocarcela. Pensavamo di non essere inferiori a loro e siamo andati a giocarcela, come sempre. Abbiamo fatto anche bene. Bene, abbiamo vinto 2-1, potevamo anche pareggiare la partita perché loro hanno avuto delle occasioni e insomma, ci hanno messo un po' in difficoltà. A Torino sì, poi diciamo che ci è andata bene nella partita importante in quel periodo della stagione contro una grande squadra, perché allora il Torino poi è arrivato a seconda, era una grande squadra, e abbiamo perso poi sbagliando il rigore tutto a Verona, quando alla fine anche perdere poi non è risultato determinante. Abbiamo avuto fortuna, la fortuna ci vuole sempre in quel momento particolare, che era un momento delicatissimo della stagione in cui tutti parlavano adesso ci sarà il sorpasso. Prima da parte dell'Inter, poi da parte del Torino, siamo stati bravi a difenderci bene e fortunati. Ma io penso che una delle tappe fondamentali è stata Torino nel girone d'andata. Una partita dove noi vincemmo facendo una buona partita, ma però le cose ci andarono bene un po', insomma. E d'altronde se raggiungi certi traguardi devi avere anche la fortuna dalla tua parte. Ecco, in quel momento lì noi vincemmo una partita che forse il Torino non meritava di perdere. E il destino
che era scritto, è facile da capire, perché la stessa partita nel ritorno, con 5-6 punti noi avevamo di vantaggio, noi perdemmo in casa col Torino, partita che noi non meritavamo di perdere, però se le due cose fossero state rinverse non so come si sarebbe andata. Segna ancora Brigel per il gol dell'1-0. Poi il Torino raggiunge i gialloblu con Dossena. Il vantaggio del Verona è di Luciano Marangon, il terzino volante al servizio di Bagnoli. Io spingevo molto, a un certo punto sono arrivato fino sul fondo, poi ho allargato la palla a Nano, a Galderisi, lui l'ha rimessa in mezzo, avevo chiuso perché avevo seguito nella corsa e mi sono trovato il pallone tra i piedi e l'ho preso tra caviglia, tibia e non so dove, comunque è andato dentro e quindi è stata una cosa fantastica, perché poi appunto è stata una partita che la vittoria ci ha dato questa propria spinta e da lì poi non ci ha fermato più nessuno, anche se eravamo partiti in testa e siamo arrivati in testa, perché poi quell'anno lì abbiamo perso solo due partite. Importante a Torino, però a Torino diciamo che c'è stata anche una componente che è giusto che ce l'abbiano chi vince il campionato, cioè la differenza tra chi arriva secondo, arriva terzo e chi arriva primo, c'è la componente fortuna che ti può incidere quel 10%, una volta il portiere, una volta il gol, una volta il palo, ci sono queste situazioni che senza ragione, senza, hai capito, che sono date dal fatto, insomma. E lì a Torino diciamo che effettivamente siete stati fortunati, nello stesso tempo siete stati molto sfortunati in casa, perdendo la partita 2-1 con il rigore sbagliato e con dei gol salvati sulla linea in cui non abbiamo giocato una grande partita, ma non meritavamo assolutamente di perdere. Ecco. La gara con il Torino regala ancora più convinzione alla squadra veronese. Il Verona continua imbattuto il suo cammino. Supera l'ostacolo Milan all'11ª giornata, pareggiando 0-0 in un diluvio impressionante e con un paio di episodi dubbi. Liquida per 1-0 la Lazio, grazie a un'autorete di Podavini. Pareggia ancora 0-0 il 23 dicembre a Como. E per 1-1 contro l'Atalanta il 6 gennaio con i gol di Bruni e di Pacione. Manca solo una gara alla fine dell'andata. Sarà anche un titolo platonico, ma i gialloblu vogliono diventare campioni d'inverno. Prima però bisogna superare l'ostacolo Avellino, un campo da sempre ostico per la squadra veronese. Abbiamo giocato su un campo veramente impraticabile, però questo non è questo il segnale che... Abbiamo comunque fatto la nostra partita, non nel migliore dei modi, abbiamo perso anche meritatamente, cioè su un campo che era un acquitrino, fango, così. La velocità dei nostri magari faceva un po' di difficoltà. E Avellino è sempre stato per noi un campo difficile, poco da fare. L'Avellino dunque vince 2-1 ed è la prima sconfitta. Sfortunata l'autorete di Volpati. Inutile il pareggio di Marangon al 38esimo. Grande il gol di Colombo all'84esimo che inganna Garella con un tiro da molto lontano. La prima sconfitta della stagione non ha comunque effetti sulla classifica. L'Inter infatti pareggia ad Ascoli per 1-1. Il Torino perde 1-0 con la Roma all'Olimpico. E il Verona con 22 punti è campione d'inverno. Diciamo che ancora non pensavamo a vincere lo scudetto, quindi quella sconfitta l'abbiamo presa come una cosa che ci poteva stare ad Avellino, con quello che era successo, con quell'ambiente, con la neve e il campo spalato 5 minuti prima, diciamo che tutto sommato poteva essere messo in preventivo. Non ci ha creato problemi, eravamo tranquilli, non abbiamo risentito. Poi ne parlammo ai primi dell'anno, cioè all'inizio del girone di ritorno, perché credeva, insomma, già la squadra aveva fatto, quello si seppe dopo, no? Fece l'ultimo dell'anno, lo fecero tutti insieme su in montagna, andarono su a dove andavamo in ritiro a Cavalese con le mogli, e dopo venne fuori che Fanna disse alla serata, dice, insomma,
possiamo raggiungere un grosso traguardo. E anch'io nello spogliatoio mi ricordo che ne parlai, dicendo nello spogliatoio: qua parliamo, che resta tutto dentro qua, ma quest'anno può essere un anno che possiamo raggiungere. Però la parola scudetto era troppo pesante ancora, però ne cominciavamo a fare certi pensieri, insomma, ecco. Il ritorno riparte dal Napoli. Ancora Maradona, ma Bagnoli sa come si fa. Dopo l'andata c'è ancora Brigel a marcare l'asso argentino. La partita finisce 0-0. È il dopogara però che incendia gli animi. Il Verona inizia forse a dare fastidio a qualcuno. Ameri, mitico cronista di tutto il calcio minuto per minuto, insiste nell'intervista con Bagnoli, sostenendo che il pareggio del Verona sia soprattutto merito delle parate di Garella. Bagnoli non ci sta. Capisce che la squadra va difesa e spara a zero. Il Napoli aveva fatto forse qualcosa più di noi per vincere e Garella aveva fatto 2-3 parate strepitose, insomma. Ma le 2-3 parate strepitose ci stanno, insomma. E dopo partita, sentire il commentatore, chiamiamolo commentatore, che insisteva nel dire, insomma, che Garella qui, Garella là, io non accettai un discorso del genere e dissi: ma Garella ha fatto 2-3 parate bellissime, insomma, ma non per togliere meriti a Garella, ma proprio per, mi dava l'impressione che questo dava meriti a un giocatore, mentre invece tagliava le gambe a tutta la squadra, insomma. Aveva fatto 2-3 parate importanti, aveva fatto una buona gara, però tutta la squadra aveva fatto una buona partita, non aveva concesso tantissimo, quel poco Garella è stato bravo, però sembrava quasi, nelle parole di Ameri, che avessimo vinto solo perché Garella aveva fatto l'impossibile. No, aveva fatto una discreta partita, lui si era un po' arrabbiato per quello. Perché, ma, buono e caro, ma quando si arrabbia poi... Si ritorna al Bentegodi, alla giornata numero 17 contro l'Ascoli. Per sottolineare l'atmosfera che inizia a diventare contraria, la curva sud dipinge uno striscione destinato alla storia. Soli contro tutti. Soli contro il palazzo, più forti di tutto. Il Verona vince 2-0. Segna ancora Galderisi. Raddoppia Gigi Sacchetti, uno degli uomini preziosi di quella stagione. Il secondo gol è stato un'azione, una mischia in area dell'Ascoli. Palla a Dirceu che voleva ripartire, sono riuscito a contrastarlo, a portargli via palla e sull'uscita del portiere l'ho anticipato toccando la palla di punta, come si faceva una volta. Febbraio 1985. Udinese-Verona non è una partita del campionato. È la partita. Un'incredibile sequenza di emozioni. Uno spettacolo straordinario. Il Verona va in vantaggio per primo con Brigel, dopo appena 3 minuti. Raddoppia con Galderisi al 10. Segna il 3-0 con Elkier al 20. Sembra finita, ma non è così. Grandissime emozioni, perché poi al Friuli erano sempre battaglie. Non dimentichiamo che l'Udinese aveva una grande squadra, c'era Zico che poi quell'anno è stato anche abbastanza sfortunato perché ha avuto un sacco di inconvenienti muscolari. Elkier rientrava da un infortunio, quindi puoi immaginare, no, in testa dalla prima di campionato con il derby con l'Udinese, e quindi questa nostra partenza 3-0 che poi hanno annullato il quarto gol a Tricella e poi questo 3-3 che io poi il primo tempo ho preso una,
un calcio da Gerolino, Damiani, e sono rimasto negli spogliatoi. E mi ricordo che appunto sentivo il boato negli spogliatoi, il boato del Friuli, ho detto qua stiamo perdendo. E poi dopo 5 minuti ho sentito lo stadio muto, è entrato dentro il povero pista che non c'è più e ha detto stiamo vincendo 5-3, non ci credevo, ho detto ma non raccontarmi una barzelletta, non ho tutto entusiasta, allora lì voglio dire abbiamo riconfermato che eravamo grandi. L'unico gol che avevo fatto in posizione regolare della stagione me l'hanno annullato. Era il gol che 4-0, 3-0, 4-0, invece loro fanno il 3-1 alla fine del primo tempo e nel quarto d'ora successivo bambola gigantesca, molto probabilmente anche per il fatto che si pensava fosse una partita ormai acquisita, ci troviamo sul 3-3 con grande paura e poi due cose fantastiche dei nostri due stranieri che ci consentono di fare un salto importantissimo. L'Udinese accorcia al 45esimo con il brasiliano Edinho. Poi segna Carnevale per il 3-2. E Mauro al 59esimo realizza il 3-3. Ma il Verona non è finito e la squadra reagisce ancora. Diciamo che dopo aver segnato 3 gol, l'arbitro ci annullò il quarto, che era, penso che era valido anche quello. L'Udinese trovò il primo gol, a un certo punto riuscirono a pareggiare, però nel momento in cui loro fecero il 3-3 probabilmente non c'è stato l'abbattimento della squadra, ma c'è stata una reazione che, ritorno a dire, probabilmente c'era scritto solo, perché dopo 2 minuti noi facciamo il 4-3 e il 5-3. E stare a spiegare queste cose qua è difficile, io non me la sento, non mi sento talmente bravo di spiegare queste cose qua. Mi sono sempre piaciuti gli incontri con l'Udinese. Mi era dispiaciuto che avevo dovuto andare in Giappone e c'era proprio la nostra partita a Udine, che è stata una delle più belle partite. E io l'ho persa. Però era in comunicazione telefonica con il mio ragioniere, perché là era notte, naturalmente, anzi mattina presto, e lui mi teneva, insomma, ogni volta che segnavano un gol cercava di farmelo sapere. Mi ricordo che andavo a abbracciare tutti perché 5 gol, è stato tremendo il panico che abbiamo provato quando l'Udinese era riuscita a recuperare i 3 gol, perché dal 3-0, 3-1, già il 3-1 prima del riposo era un brutto segnale, poi sono entrati molto caricati, d'altra parte c'era Di Agostini che dopo è venuto a giocare da noi, c'era Mauro, c'era Zico. E 3-2 sul 3-3 ci guardavamo, non riuscivamo neanche a guardarci in faccia. E poi c'è stata questa palla lunga, Briegel credo che abbia segnato il gol del 4-3 ed è stata veramente una liberazione, lì ci siamo sentiti fortissimi, dopo Elker ha chiuso proprio la partita e credo che lì è stato un atto di forza che ha dimostrato veramente che noi eravamo una grande squadra, insomma. Il calendario si fa nuovamente terribile per l'Hellas, che deve affrontare in serie Inter, Juventus, Roma e Fiorentina. I nerazzurri sono appena un punto dietro al Verona quando arrivano al Bentegodi. Potrebbe essere la partita del sorpasso. E quando al 39esimo Altobelli segna l'1-0, la bella favola del Verona capolista sembra finita. Poi alla fine del primo tempo non stavamo giocando neanche tanto bene, cioè una partita equilibrata, però ci aveva messo in difficoltà 2 o 3 volte con situazioni pericolose. Siamo rientrati nello spogliatoio e Bagnoli in quell'occasione disse: ragazzi, non vi preoccupate, Fiesti venga preoccupato, perché tanto questi qui prima o poi il gol è il Chapen, hanno detto. Quindi prima o poi questi qua il gol glielo facciamo, lo prendono. Infatti siamo tornati in campo, abbiamo fatto l'1-1 e poi abbiamo rischiato anche di vincere. Comunque è stata una partita, diciamo che
pareggio era giusto. Ma l'incredibile forza di Bagnoli e dei suoi ragazzi ha un nuovo sussulto. Brigel pareggia al 48esimo e l'attacco interista al primato gialloblu è bloccato. Ma è contro la Juventus che gli scaligeri capiscono che lo scudetto si sta avvicinando. È stato un momento difficile e anche lì, vede, è una partita dove noi abbiamo giocato anche, tanto per dire, con Marangon secondo, che marcava Paolo Rossi, insomma, no? E in quella partita lì la Juventus cercava di vincere, anche perché era l'ultima partita che poteva ancora sperare di recuperare, insomma, qualche cosa. E quando trovò il gol, dopo due minuti noi trovammo il pareggio. E penso che questi qua sono segnali che, oltre alla forza, alla mentalità della squadra, ti fa capire che tutto va bene, insomma. Ecco. I bianconeri vanno in vantaggio con Briaschi al 74esimo. Di Gennaro pareggia dopo appena due minuti. La partita di Torino con la Juve, quando abbiamo fatto fatica, sono andati in vantaggio. Dopo pochi minuti abbiamo pareggiato con uno dei pochi tiri in porta che abbiamo fatto. Con Di Gennaro ha tirato una botta da fuori area, ha messo nel 7. Loro mancava il portiere titolare, c'è stato avuto qualche incertezza. E lì forse ci ha dato ancora più spinta a restare nelle prime posizioni, insomma. Anche lì erano dei segnali positivi, diciamo, perché pareggiare una partita difficile giocata, non è stata una buona partita, giocata anche male, giocare contro la Juventus che voleva dimostrare sempre di essere la grande Juventus dei campioni del mondo e di Platini e di Boniek, chiaramente. Però quel gol di Gennaro, quella legnata all'incrocio, andata all'incrocio proprio, erano tutti dei segnali che chiaramente giocavano a tuo favore. Adesso tocca alla Roma, al Bentegodi. La squadra di Klagluna ed Eriksson è un osso duro, ma il Verona sa che il campionato passa anche attraverso la sofferenza. Alla fine i gialloblu vincono con il gol di Elkier ed ormai il campionato diventa una passerella. Anche la Fiorentina, infatti, alla giornata numero 22, non resiste al Verona. Finisce 3-1 per la squadra di Bagnoli. Segna prima Monelli per i Viola. Pareggia Fontolan per il Verona. E poi Galderisi realizza sul rigore il 2-1. E all'83esimo anche il 3-1. La prossima vittima sacrificale è la Cremonese. Il Verona infila un'altra goleada con Di Gennaro, Elkier e Brigel. Ormai il Verona vede la retta finale. Riesce ad uscire imbattuto da Genova, dove contro la Sampdoria finisce 1-1. Al gol di Galderisi replica il veronese Renica, che veste la maglia blu cerchiata. Il 14 aprile, alla 25esima giornata, l'Hellas contro il Torino conosce però la sua seconda sconfitta. Il momento più difficile, purtroppo devo dire, è stato quello la settimana dopo il Torino. Io mi ricordo che ho ricevuto una telefonata da Tricella, era il martedì, che mi diceva, alle 2 di notte, mi diceva: ma Volpe, dormi? Fa, non riesci mai a dormire, fa, non riesco. Qui e là ho detto sì, ma dobbiamo star calmi, eccetera, e abbiamo parlato le 2 di notte, era molto tesa, perché era uno shock per una squadra che non era abituata a perdere, soprattutto in casa, così è stato uno shock, è stato, per cui è difficile partire dalla prima giornata in testa, arrivi alla fine, soprattutto verso questi periodi di aprile, marzo, aprile, dove ti senti sempre braccato, dove ci sono
le squadre che incominciano a fare il filotto e ti vengono dietro e tu sei sempre obbligato a vincere e sei sempre obbligato a essere il primo della classe, hai capito? È molto difficile. Quella sicuramente è stata, non è stata una bella settimana, ti posso assicurare che non è stata una bella settimana. La settimana più difficile è stata quando abbiamo perso in casa col Torino, una partita che non meritavamo di perdere, però come abbiamo vinto là, così ci hanno reso pan per focaccia al ritorno. E poi la domenica dopo andavamo a Milano contro il Milan e lì, diciamo, quella settimana mi ricordo che eravamo molto, molto tesi perché abituati a vincere, o diciamo avevamo perso solo ad Avellino. Mi ricordo che io, Tricella e Volpati ci siamo trovati insieme, abbiamo detto andiamo insieme a mangiare verso il lago e non so, forse c'era anche Di Gennaro. E così, per cercare di tirarci un po' su di morale, di cercare di sdrammatizzare, perché era secondo me il momento più delicato del campionato, perché noi, superando poi questa trasferta di Milano con questo 0-0, da lì abbiamo incominciato a vedere la luce. Il Verona, nonostante la sconfitta, resta dunque al comando. Il vantaggio non è infinito ma cospicuo. E con il Milan basta un pareggio per 0-0. E questo forse è l'ultimo scoglio. Da adesso in poi inizia la discesa. Il 28 aprile anche la Lazio cade al Bentegodi. È Pierino Fanna a segnare il gol della vittoria. Quella partita è stata veramente difficilissima, perché la Lazio, mi ricordo, mi sembra che stava retrocedendo, era già retrocessa, e pensavamo che fosse una gara facile, invece è stata una partita durissima, con un espulso, diversi ammoniti. Loro hanno sbagliato un gol, mi sembra con Torisi, quasi a porta vuota, quindi una partita strana, diciamo. E a un quarto d'ora dalla fine, 10 minuti mi sembra, c'è stata questa rimessa laterale che io poi mi sono trovato la palla in aria in mezzo a una mischia, ho calciato in modo così deciso, però non era facile cercare, è stato un rimpallo, la palla ha superato il portiere e quindi ho fatto questo gol, diciamo un po' strano, perché io ho sempre cercato. Ho fatto pochi gol, però quelli che ho fatto li ho sempre cercati, me li sono cercati di fare nel modo più bello possibile. E questo è stato forse, forse il più importante. Poi il 5 maggio il pareggio per 0-0 con il Como e il viatico per l'apoteosi di Bergamo. Il Verona ha 40 punti in classifica. Inter e Torino inseguono a 36. Un pareggio sarebbe dunque sufficiente ai gialloblu per laurearsi campioni d'Italia. Fagioli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh? Ma ce lo meritiamo tutti. Quando pensi di aver vinto questo scudetto? Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus. Thank you.
fantasma mi viene in mente l'amico di cui parlavamo prima, Piero, che è venuto con me, me lo sono trovato con una bandiera di 4 metri, è stato bellissimo. Avevo anche amici di Bergamo che sono venuti con me allo stadio, è stata una bella cosa belle. Quando sono qui a Verona, quando la gente mi vede, sono sempre molto gentile. Sì, c'è stato io, il mio figlio è nato a Verona, molto importante, lui è metà, lui dice sempre io sono metà italiano. Sì, Max, è vero, sei metà italiano. Così c'è tanti amici ancora. Io dico sempre che Verona è la mia città, dopo Copenaghen dove sono nato, Verona è la mia città, è così, e rimane così. Grandissima festa con i nostri tifosi, prima allo stadio, poi qua, la piazza tutta piena, strapiena, e quindi sono passati 25 anni e siamo ancora bene, siamo ancora in piedi, quindi questo è un motivo in più per dedicare, insomma, questo meraviglioso sogno che abbiamo costruito tutti insieme, perché anche i nostri tifosi li abbiamo sentiti sempre vicini, ci hanno aiutato anche soprattutto nei momenti difficili, quando le grandi squadre o la grande opinione magari ci stava un po', rendendo la vita difficile, però in quel caso ci ha pensato Bagnoli. Questo è possibile perché a qualsiasi appuntamento tutti rispondono presente, quindi questo ci ha unito molto prima, continua a unirci non solo lo scudetto, ma gli anni passati insieme. Quando ho fatto 1-1 è finita, tutti in mezzo, lo spettacolo è stato poi il ritorno e la tifoseria c'era una, cioè sulla Verona-Bergamo, e lì al ritorno era una coda interminabile di macchine, di pullman, di gente con le bandiere e con gli stemmi dell'Everest. Finisce 1-1. Lungo l'autostrada A4 che unisce Verona con Bergamo c'è un solo lunghissimo serpentone giallo-blu. In piazza Bra scoppiano i festeggiamenti. Verona, piccola città di provincia, è campione d'Italia. Io non sono uno che dice non si vive di ricordi, perché no? I ricordi delle cose, passando con gli anni, dopo ti ricordi delle cose belle e le altre, le cose brutte te le dimentichi, il tempo te le fa dimenticare, fortunatamente. Io non dico che uno vive del presente, però questi ricordi qui ti accompagnano anche perché ti hanno aiutato a rafforzarti anche come uomo, nelle conoscenze degli altri, anche nei tuoi successi personali, ti hanno aumentato l'autostima, quindi c'è anche sono delle cose che hai creato tu con gli altri, che è una cosa bellissima, hai una riconoscenza verso gli altri, hai una riconoscenza verso di te, per cui è sempre comunque stato un momento di crescita. Poi, sai, quando vengo a Verona, io non ho mica bisogno di vedere la televisione, perché trovo la gente per strada, la trovo sulle piste di sci che mi saluta e vedi che c'è un rapporto che è bellissimo, che è molto profondo, è nell'animo proprio, capito? Io vedo della gente che mi abbraccia, gente che piange, gente che... veramente, perché si è tutti riconoscenti uno verso l'altro, è stato un anno benissimo che nessuno deve dimenticare. Io ancora oggi, fra l'altro, i biglietti del stadio dell'Hellas li ho tutti, me li tengo tutti, perché quando si parla di fede calcistica, chi è tifoso dell'Hellas sa cosa vuol dire fede calcistica, vuol dire veramente una cosa che ti ricordi, quindi la festa dello scudetto, al di là che l'abbiamo vinto a Bergamo, ma la festa con l'Avellino, quella giornata lì, penso che sono passati 25 anni, io credo che se un veronese gli dici guarda che sono passati 25 anni, a me quando me l'hanno ricordato, pensare che sono passati 25 anni sembra ieri, perché è una roba talmente memorabile, talmente grande, che sembra veramente ieri. Ma Rete era iniziato un po' prima, però il primo anno di Bagnoli al Verona,
Io ricordo, seguivo in TV alcune telecronache di calcio brasiliano e mi ero reso conto che guardavo queste partite e aspettavo di vedere i gol, non soltanto per vedere il gol, ma anche per sentire quel pazzo che urlava in quella maniera, che era festosa, ma era anche un po' ironica, ecco. Allegra, giocosa, così come deve essere il modo di seguire il calcio. Per cui mi è venuto spontaneo non già imitarlo, ma comunque seguire quella strada, che poi in realtà adesso è diventata di tutti, e quindi di reinventare questo grido. Poi alle Boom Boom, per dire la verità, è venuto assolutamente spontaneo dopo qualche segnatura. E da allora è diventato un po' così un grido di battaglia. Che dicono, ma come? Verona vince il campionato, l'unico anno in cui c'è il sorteggio integrale. Poi c'è stato ancora altri modi di fare questi sorteggi, gruppi, cioè per ogni partita c'erano due o tre arbitri che andavano a essere sorteggiati per la gara, poi quello che non era sorteggiato per la partita successiva. C'è stato un periodo. E lì invece era sorteggio integrale. Ma diciamo che non hanno influito per niente, perché forse se no sarebbero andate diversamente. L'ultima passerella contro l'Avellino è solo una gigantesca festa di tutta la città. Eppure i gialloblu vogliono onorare l'impegno e vincono 4-2 anche questa gara. La classifica recita: Verona punti 43, Torino 39, Inter 38. Lo scudetto è un premio a un gruppo fantastico. 17 giocatori, un grande allenatore, un immenso direttore sportivo, ma anche uno staff eccezionale. Dall'allenatore in seconda Tony Lonardi all'allenatore della squadra primavera Sergio Maddè. Dai tre ragazzi che andarono in panchina, Terracciano, Residori e Matteoni, al responsabile del settore giovanile Guido Tavellin, dai magazzinieri Pista Manfrin a Carla Coletta, al massaggiatore Francesco Stefani, dai medici Giuseppe Costa e Giorgio Biscardo all'amministratore Liliano Rangogni, dalla segretaria Nicoletta Manfrin al responsabile dell'amministrazione Pierluigi Marzola, dal segretario amministrativo Eugenio Spiazzi al responsabile degli impianti sportivi Renato Tacconi, dall'addetto stampa Franco Bottaccini al segretario generale Enzo Bertolini, all'accompagnatore Marco Anti. Tutti uniti per una favola forse irripetibile. No, faccio venire qua il Franco, il mio amico, dai, Franco, vieni qua, dai, li facciamo, allora facciamo col mio amico Franco, vieni, 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 no, faccio, dico solo, no, l'intervista, la cosa che facevo che 20 anni fa, salve ragazzi, il vostro Jerry che vi parla.